Eccoci, buongiorno e bentornati alle nostre pillole di finanza agevolata, quindi la seconda puntata che dedichiamo appunto agli strumenti di finanziamento da parte di Unione Europea e enti pubblici alle imprese. Ne parliamo con Luca Pellizzato, che è responsabile della progettazione europea per G-Finance, che come sapete è un nostro sponsor. Quindi buongiorno Luca, Buongiorno. grazie di essere con noi e parliamo in questa puntata del programma SME. Il programma messo a disposizione dall'Unione Europea, come sempre l'Unione Europea ama gli acronimi, quindi poi vediamo anche di capire quindi cosa vuol dire, che cos'è questo programma, quindi a chi si rivolge. Prego. Buongiorno. Il programma SME, o meglio SME Instrument, in realtà è uno schema di finanziamento innovativo della Commissione europea. SME Instrument, perché appunto SME sta per SME Medium Enterprise, quindi dedicato alle PMI. Dedicato alle PMI è la sua caratteristica fondamentale, nel senso che la Commissione europea ha deciso di creare una corsia, diciamo cosiddetta corsia preferenziale, per far sì che le PMI singolarmente o in partnership potessero avere la possibilità di proporre progetti altamente innovativi e vicini al mercato, cosiddetti close to market, cioè progetti che svolta una fase di ricerca attenta e continua, avessero la possibilità di essere finanziati per dimostrare, per attuare il primo pilotaggio e i primi dimostratori da proporre sul mercato. Ecco, quindi diciamo fatta la ricerca, cioè la fase successiva poi di commercializzazione. Esatto, la fase di industrializzazione, di scaling up e di commercializzazione. Questo proprio è un principio, diciamo, dell'Unione, della Commissione europea voluto instaurare con Horizon 2020. Ricordiamo che il programma SME fa parte, lo schema, fa parte di Horizon 2020. Per quale motivo? Perché la Commissione si è accorta, durante il programma quadro, cioè il programma quadro precedente, che molte delle idee sviluppate, molte delle idee sulle quali le PMI facevano ricerca, venivano poi sviluppate in termini industriali e commercializzate da aziende fuori UE, esempio classico, aziende cinesi. E quindi il principio fondamentale, diciamo, finalità della Commissione, finanziare progetti molto vicini al mercato, che hanno una realizzazione pratica tendenzialmente a 2 anni dalla proposta del progetto stesso della Commissione. Ecco, allora diciamo un po', cerchiamo di capire perché ci sono tanti strumenti messi a disposizione dall'Unione Europea per le piccole e medie imprese, quindi che cosa c'è di particolare in questo, che cosa che lo rende più attraente e vantaggioso? Lo strumento appare particolarmente appetibile per diversi motivi. Fondamentale sicuramente è la struttura dello stesso strumento, nel senso che è stato concepito in fasi, cosiddette fasi, ossia è stato voluto dalla Commissione che lo strumento potesse finanziare tutto lo sviluppo dell'idea, cioè lo sviluppo dell'idea sia da uno stato iniziale, embrionale, quindi la cosiddetta fattibilità tecnica e economica, quindi la classica azienda, la classica PMI, che aveva nel cassetto un'idea, ma non avesse ancora fatto, sviluppato un business plan, una ricerca di mercato o qualche test per determinare, concludere la fattibilità, diciamo, tecnica e economica, può proporre questo progetto. E soprattutto dopo questa fase, viene finanziata anche, come dicevamo prima, la fase di industrializzazione. Quindi lo strumento è stato strutturato in due fasi secondo questi, diciamo, secondo questo sviluppo logico. Nella prima fase, ossia quella di promozione dell'idea, la Commissione accorda un contributo fino a 50.000 euro a fondo perduto. Ovviamente non per Sì, l'industrializzazione, proprio ma per per sempre il sviluppare business plan. il progetto. Esatto, per dire, per far capire all'impresa se effettivamente quell'idea ha un mercato, ha un business in termini europei. Qualora venisse finanziata questa prima fase, questo business plan, l'azienda proponente ha la possibilità di andare nella seconda fase, dove ovviamente può proporre l'industrializzazione stessa di quel progetto che ormai sa per quasi con certezza, quasi assoluta, avrà un mercato. E qua, in questa fase, ovviamente le risorse sono molto più cospicue perché il proponente può ottenere fino a 2 milioni e mezzo di euro a fondo perduto. Ma Dimmi.
fermo. Se il proponente ha già quindi passato la prima fase, quindi incassato 50.000 euro, fatto il suo progetto, vede che effettivamente c'è un mercato. A quel punto viene automatico l'erogazione del resto? O... Assolutamente, non viene automatico, nel senso che le due fasi sono state anche, nel senso, per due, diciamo, per due aspetti, le due fasi sono state anche concepite, diciamo, slegate, nel senso che innanzitutto il proponente non è obbligato a proporre la seconda fase. Il proponente potrebbe benissimo, la PMI potrebbe benissimo utilizzare quel business plan, diciamo, validato a livello europeo, da proporre ai suoi finanziatori, ai finanziatori esterni, a banche, a società, ad altri soggetti esterni che lo finanziano. Qualora dovesse decidere, ovviamente sarà il caso, diciamo, più utilizzato, sarebbe più comune, di andare nella seconda fase, dovrà proporre un nuovo progetto che è appunto più specifico, di dettaglio, esecutivo, diciamo, al fine di cercare di intercettare 2.500. Ovviamente, è da sottolineare che lo strumento è stato concepito per essere utilizzato in tutte le sue fasi, e coloro i quali riusciranno a passare la prima fase, ad essere finanziati nella prima fase, avranno chance molto più alte di essere finanziati nella seconda. Perché uno potrebbe anche chiedere di essere finanziato solo nella seconda fase. Esattamente. Una PMI che avesse già sviluppato il suo business plan, la sua ricerca di fattibilità economica, e decidesse anche in termini, diciamo, temporali, tempistica, di urgenza, di essere di voler andare sul mercato prima, può sicuramente, si può avviare la seconda fase direttamente, senza scavalcando la prima. Un fondamentale aspetto, a conclusione di questo discorso, che nella prima fase, e questo è un fondamentale vantaggio dello strumento, la proponibilità del progetto di prima fase è, diciamo, light dal punto di vista degli adempimenti. Quindi viene richiesto soltanto un consent, soltanto un abstract dell'idea, che può avere al massimo, contenere al massimo, da sviluppare al massimo entro 10 pagine. Ah. Quindi è molto molto concentrato, bisogna essere... È molto concentrato e bisogna essere chiari, perché la Commissione Europea vuole, nella prima fase, diciamo, selezionare le migliori idee sulla base sia dell'idea tecnologica che del potenziale sviluppo di mercato. Il tutto da scrivere, diciamo. Ci sono dei settori particolari che sono considerati per questo strumento, oppure a qualunque... Anche questo strumento in realtà è aperto a un ampio spettro di attività e di campi, ed è questo un ulteriore vantaggio dello strumento stesso, ossia tecnicamente, con un tecnicismo, diciamo, lo strumento è un cosiddetto schema finanziario bottom-up, nel senso che quindi dal basso i proponenti possono, diciamo, proporre appunto qualsiasi progetto che abbia una connessione, sia legato a determinate aree prioritarie che la Commissione Europea ha individuato nello stesso schema di Horizon 2020, quindi del genere del programma, quindi in queste aree sono sostanzialmente molto varie aree, quindi si parla ovviamente di trasporti, di energia verde, di ambiente, di salute, di clima, di efficienza delle risorse, quindi in realtà è molto complesso non trovare un'area sulla quale poter investire, molto importante, non trovare un'area sulla quale agganciarsi per il posto. Ecco, ci sono dei tempi, delle scadenze? Ulteriore particolarità, lo strumento è sempre aperto, il bando è sempre aperto, eccezione o comunque novità rispetto allo stesso programma quadro. Sussistono delle finestre di valutazione, che sono chiamate tecnicamente cut-off date, poste sostanzialmente ogni trimestre, quindi marzo, giugno, e via via, nel caso del trimestre, durante le quali la Commissione valuta tutti i progetti fino alla loro pervenuta, fino al giorno prima pervenuta della deadline di quella finestra. E quindi i proponenti hanno più finestre, quindi ne hanno 4 all'anno, quindi ogni 2 anni queste finestre vengono riaperte, quindi finestre fino al 2020, ovviamente 4 all'anno. Qualora il proponente vedesse il suo progetto non ammesso, o per la fase 1, per la fase 2, in una di queste finestre,
ha ovviamente la possibilità di riproporlo al semestre successivo. Ah, è proprio questo, ma non ti hanno bocciato per sempre, senza... Non ti hanno, diciamo che non ti hanno bocciato per sempre, anche se aspetto, diciamo, non secondario da considerare, i valutatori comunque andranno a vedere il rapporto della fase precedente, quindi bisognerà cercare di superare le difficoltà e i difetti che sono stati evidenziati dai valutatori nel giro precedente. Ecco, anche qua l'Italia com'è messa? Insomma, le aziende italiane lo sfruttano? Non ci sono ancora molti dati consolidati, perché lo strumento è partito è partito con l'apertura del programma di Orange, quindi sostanzialmente ci sono dati consolidati, non serie storiche, ecco. Possiamo dire che a livello europeo l'interesse è molto alto, il numero di proposte è enorme da tutti i paesi, e l'Italia, come sempre, ne propone molti, insieme a tutti i paesi, similmente ai paesi che stanno nella fascia bassa mediterranea, quindi forse in Spagna, Grecia e altro. I tassi di successo, diciamo, sono allineati a tutti gli altri programmi europei, quindi i dati in questo caso si stanno portando ai primi dati mediamente, discretamente, senza particolari punti di eccellenza per adesso. Allora, grazie a Luca Pellizzato di G-Finance, grazie a voi di averci seguito, ci rivediamo alla prossima pillola di finanza agevolata. Buona giornata.